Quanto può essere cattiva donna Franziska? Beh, forse qualcuno di voi penserà, beh, più di quello che ha fatto fino a questo punto. Eppure è un personaggio che sorprende sempre per quello che è capace di fare. L'ultima cosa di cui è stata protagonista nelle puntate spagnole, proprio della scorsa settimana, lascia veramente un po' perplessi, no? Per quanto un animo possa essere tanto cattivo. Innanzitutto, se vogliamo giustificarla in qualche modo, ma non è questo il termine adatto, diciamo che Carmelo e Severo stanno agendo nei suoi confronti in maniera non proprio corretta, nel senso che, come abbiamo detto già in altri video, ci sono delle terre, dei terreni che le sono stati sottratti in modo non proprio adeguato e nei quali loro stanno facendo un'opera di bonifica, perché devono fare una rete idrica e quant'altro. Non solo hanno sottratto una parte di terre a donna Franziska, ma sta togliendo anche i lavoratori, a donna Franziska, perché li sta rendendo più partecipi, gli stanno dando più diritti. Questo anche parallelamente c'è anche Julieta, no? Che dà molto fastidio in questo senso a donna Franziska, che la reputa una donna assolutamente una rivoluzionaria. Ma in realtà che cosa vuole Julieta? Vuole dare voce al popolo, vuole renderlo più istruito, vuole dargli anche lei dei diritti. Tra l'altro, donna Franziska si scontrerà con Julieta, ovviamente lei la minaccia, ma Julieta è alquanto forte e quindi riuscirà a tenerle testa. Saul, dal canto suo, continuerà, anzi, si riproporrà a donna Franziska nuovamente dopo una prima volta dove lui, diciamo, confida a donna Franziska che è innamorato di questa donna. Adesso torna di nuovo a bomba e gli dice nuovamente, signora, io la rispetto veramente tantissimo, ma il mio cuore appartiene a Julieta, io la amo, è così, e se voi volete vendicarvi di questo, fate pure, ma io non posso fare al contrario di questo. Tra l'altro abbiamo detto anche che il fratello di Saul, Prudenzio, è innamorato di Julieta, ha la baciata, Julieta ha reagito male. I due, che Saul e Julieta, che avevano dato ad intendere che la loro relazione era finita, viene poi scoperta da Prudenzio che li vede baciarsi. E a questo punto i due si dichiarano tranquillamente, anzi Julieta, proprio in presenza anche di Saul, dice a Prudenzio: io a te ti voglio bene in maniera diversa, ti amo lo stesso, ma come un amico. Ma mi sono dilungata. Torniamo ai terreni, torniamo a Severo e Carmelo. Voi sapete che donna Franziska, insomma, è la padrona, si sente padrona della terra e delle persone. Quando le viene fatto un affronto o quando lei vuole far andare in una certa direzione le cose e queste cose non vanno, ecco che mette in pratica tutto quello di cui è capace. Cosa fa? Ulpiano, il figlio di Adela, torna a Puente Viejo e quindi rincontra sua madre e Carmelo. Riceve una lettera anonima. Questa lettera anonima gli viene data da donna Franziska che lui non conosce. E lei si presenta, si incontrano in un luogo appartato, si presenta e gli dice tutta la verità su suo padre e come è morto e soprattutto chi l'ha ucciso. Dice a questo ragazzo: tuo padre è stato ucciso da Carmelo. Una cosa di una cattiveria profonda, profonda. Solo qualcuno che vuole colpire veramente tanto, qualcuno che vuole far soffrire e vuole scatenare delle conseguenze terribili, può fare una cosa del genere. Immaginate il piano. Non può credere, lì per lì non riesce a credere, poi gli crede, va dalla madre, la quale madre Adela aveva già precedentemente detto a Carmelo: noi dobbiamo in qualche modo dire la verità a Ulpiano, in qualche maniera dobbiamo dirgli tutto quello che è stato vero, che è stato ucciso per errore, che Carmelo non voleva uccidere lui, ma l'uomo che aveva ucciso sua moglie. E quindi
Quindi Adela, diciamo, era in qualche modo già pronta per poter affrontare questo argomento, ma non fa in tempo perché Donna Francesca arriva prima di lei e così Ulpiano va da sua madre, le dice cose terribili e dice che lui la odia profondamente, che non la perdonerà mai per essersi innamorata dell'uomo che ha ucciso suo padre e va via lasciandola fra le lacrime, insomma, immaginate la disperazione di Adela. E gli dice, proprio io, ti odio, non ti perdonerò mai più. La scena continua, quando questo ragazzino, perché Ulpiano è solo un ragazzino, quindi Donna Francesca si è anche approfittata di un'anima, pura, di un animo giovane, molto giovane, ha una pistola in mano e è talmente forte l'odio dentro di sé che dice: Padre, io ti vendicherò, lasciando ad intendere che vuole uccidere Carmelo. Pensate un po' che cosa è riuscito a scatenare questa donna malefica.